Una studentessa che prende il volo grazie a un libro aperto sulle spalle a forma di ali. Un'immagine leggera per esprimere un messaggio chiaro. L'unica vera ripartenza è possibile riscoprendo l'amore per la scuola. Ne è convinta la famosa scrittrice e poetessa Dacia Maraini, ospite su Noi TV nell'ultima puntata di Carpe Diem, nella quale ha presentato il suo ultimo libro, uscito pochi giorni fa, dal titolo La scuola ci salverà. Con lei il giornalista Eugenio Murrali, che ha curato il saggio con lo studio e la raccolta di articoli e racconti della scrittrice, pubblicati sui quotidiani negli ultimi 30 anni e frutto dei suoi numerosi incontri con le scuole di tutta Italia. Un libro che scuote le coscienze, un invito a smettere di lamentarci e a non concentrarsi su quello che non va, ma a puntare su un investimento etico ed emotivo necessario al pari di quello economico. Ma la maggioranza degli studenti ha voglia di capire il mondo, però naturalmente bisogna anche responsabilizzarli, bisogna farli diventare padroni del proprio processo di apprendimento. Cioè non l'informazione ma la formazione, un'altra cosa, e va in profondità e ha bisogno proprio di un rapporto molto più intenso con la memoria, con la storia, con l'apprendimento, e quindi sono due cose diverse, l'una non esclude l'altra. Non solo scuola, a Carpe Diem si è anche parlato del fenomeno degli influencer e di come i giovanissimi ne siano attratti. Su questo tema è intervenuta la scrittrice lucchese Flavia Piccinni, che ha parlato di una delle sue ultime pubblicazioni, bellissime, nella quale svela cosa si nasconde dietro il mondo delle baby miss. Ma anche il sociologo dell'Università di Messina Francesco Pira, il medico chirurgo Alessandro Stefani, che senza mezzi termini si è detto contrario all'esasperazione estetica in voga negli ultimi tempi, spiegando come nulla abbia a che fare con il volersi bene e la cura di se stessi.